Questo è il pianeta Terra, lo conosciamo tutti, questo è il pianeta, come dire, più complesso, non diciamo più bello della galassia, sicuramente ce ne sono altri, ma questo è il più complesso che noi conosciamo. Il funzionamento di questo pianeta dipende da fattori, da un intreccio di fattori molto molto complessi, tante componenti, la biosfera, la criosfera, gli oceani e soprattutto l'atmosfera. L'atmosfera è quello strato sottile, come lo ha chiamato Armstrong, che in un certo senso mette insieme tutto il sistema, fa comunicare tutte le componenti fra di loro, ma proprio perché è così sottile è anche il più vulnerabile, è quello che stiamo toccando di più in questo momento. Ma la cosa importante è che se toccate una di queste componenti, gli oceani, i ghiacci, piuttosto che l'atmosfera, modificate tutto il sistema. Allora, per almeno gli ultimi 3 miliardi di anni, da quando è iniziata, diciamo, l'era fredda, chiamiamola così, della nostra Terra, il clima si è evoluto con questo alternarsi molto regolare di periodi glaciali e periodi interglaciali. Noi siamo alla fine di un periodo interglaciale caldo, relativamente caldo. L'ultimo periodo glaciale è stato 20.000 anni fa. Pensate a questo alternarsi come ha una pulsazione regolare determinata dall'equilibrio di tutte queste componenti. E poi all'improvviso esce fuori questa specie, la specie umana, che a cominciare da circa 200 anni fa comincia a modificare questo sistema in tantissimi modi. Inquinamento di aria e acqua, deforestazione, dissesto idrogeologico, chi più ne ha più ne metta, e poi i cambiamenti climatici. Noi chiamiamo quest'era, questi ultimi 200 anni, l'antropocene. Perché? Perché oggi l'essere umano è una parte fondamentale di questo sistema. La prima volta che io, insomma, sono stato esposto all'antropocene è in queste slide. Voi chiedete che cosa c'entrano le esplosioni nucleari col clima. Allora, eravamo negli anni 80. Io ero parecchio più giovane, ero uno studente negli Stati Uniti, stavo lavorando il mio dottorato. Il tema del mio dottorato era l'inverno nucleare, una teoria proposta da un famoso chimico, Paul Crutzen, che diceva che se ci fosse fosse stata una grande, eravamo al piano della guerra fredda, se ci fosse stata una guerra nucleare ci sarebbero stati incendi di proporzioni bibliche che avrebbero immesso quantità tali di fuligine in atmosfera da schermare la luce del sole e quindi gettare la superficie della Terra, o quel che ne sarebbe rimasto in questo perenne freddo inverno. Noi fummo i primi in questo laboratorio a mettere guerre nucleari nei modelli climatici. Potete pensare, insomma, io avevo 27 anni, per me era una cosa abbastanza particolare. Poi la guerra fredda è finita, per fortuna, 1989, caduta il muro di Berlino, il mio professore viene e mi fa: questa teoria ormai non importa più a nessuno, dobbiamo applicare i nostri modelli su qualcosa di nuovo. E purtroppo, proprio in quegli anni, stava venendo fuori un'altra grandissima minaccia dell'antropocene, quella dei cambiamenti climatici. Si cominciava già a parlare, negli anni 80, anni 90, dopo 30 anni di ricerche, oggi sappiamo molto sui cambiamenti climatici. Siamo sicuri che il clima si sta riscaldando circa un grado a livello globale negli ultimi 120 anni. Adesso voi direte: sì, ma che cos'è un grado? In realtà un grado è tantissimo. Negli ultimi 10.000 anni, nell'ultimo periodo caldo, non è mai accaduto. La Terra non l'ha mai visto, probabilmente in nessuno dei periodi caldi di quella pulsazione che abbiamo visto. E sappiamo anche che questo è dovuto a noi, alle attività umane, emissioni di gas serra, soprattutto anidride carbonica dall'uso dei combustibili fossili, metano da allevamenti intensivi. E sappiamo che se continuerà come sta andando avanti adesso, ci potremo riscaldare ancora i 4-5 gradi. Questo ci dicono i nostri modelli, che sarebbe una cosa che il pianeta non ha mai visto. Non sto qui a spiegarvi che cosa significherebbe. Significherebbe uno sconvolgimento completo del sistema climatico. Eventi estremi come quello che sta fuori di qui, sta accadendo un evento estremo proprio adesso. Innalzamento del livello del mare, distruzione di zone costiere, scioglimento dei ghiacci, il nostro maggior serbatoio di acqua potabile, innesco di punti di non ritorno, scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, metri di livello del mare che sale.
Non sto a elencarveli tutti, significherebbe che i vostri figli, i nostri figli, i nostri nipoti vivrebbero in un pianeta diverso da quello di oggi, è molto molto meno ospitale. In particolare una delle zone che sarà molto meno ospitali da qui alle prossime decadi, se la situazione non cambia, è il Mediterraneo. Il Mediterraneo è una di quelle che noi chiamiamo hotspots, zone calde del riscaldamento globale. Ci sono alcune zone del globo che sono più sensibili, per diverse ragioni che non sto a spiegare, ci vorrebbero più di 12 minuti. Ma una di queste è il Mediterraneo, ci aspettiamo eventi sempre più intensi. Vi ricordate la tempesta Vaia, per chi vive insomma, dall'altro lato dell'Italia, nella zona est, dove vivo anch'io, ha distrutto intere foreste. Innalzamento del livello del mare, l'inondazione di Venezia. E soprattutto il Mediterraneo dovrebbe diventare molto più caldo e molto più secco. Per quelli di voi che ricordano l'estate del 2003, 30.000 morti, 30 miliardi di danni all'agricoltura, non solo dovrebbe diventare la normalità per noi, ma ce ne saranno di molto peggiori. Prendete l'Italia, spostatela di 1.000 km in giù, questo è il clima che ci aspetta, un clima semi-arido. Quindi noi dobbiamo preoccuparci molto dei cambiamenti climatici. Qui finiscono le brutte notizie e cominciano le buone. Sappiamo come risolvere il problema, la cosiddetta green economy, quindi prima di tutto decarbonizzazione del sistema energetico, economia circolare, riuso delle risorse, economia al chilometro zero, molto importante, soprattutto per l'Italia, riforestazione, non risolverebbe il problema, ma contribuirebbe. È qualcosa che si può fare anche a costi contenuti. È stato stimato che più o meno costerebbe l'1 per 1000 del PIL globale all'anno. Il PIL globale cresce del 3%. E contenere i danni del riscaldamento globale all'interno dell'obiettivo di Parigi richiederebbe l'1 per 1000, quindi praticamente niente. Ma quindi voi vi chiederete, ma insomma sappiamo il problema, sappiamo chi è la causa, siamo noi, sappiamo come si può risolvere. E possiamo risolverlo noi, perché non si fa qualcosa di più? Perché non si riesce la comunità internazionale a mettere insieme, come ha fatto per la pandemia, e risolvere questa che io chiamo pandemia ambientale globale, perché non è solo i cambiamenti climatici, è il grande killer, l'inquinamento. 9 milioni di persone all'anno muoiono per l'inquinamento. Va bene? Ovviamente questo richiederebbe molti più che 12 minuti, però io volevo così sottolineare quattro punti che richiedono tutto il nostro coraggio, superare dei dogmi. Il primo è quello che chiamo il dogma del PIL, della crescita del PIL. Noi oggi accendiamo la TV, al telegiornale ci dicono va tutto bene perché il PIL cresce. Ma il PIL non è un indicatore di benessere, sicuramente non è un indicatore di benessere collettivo. In una società in cui l'1% della popolazione detiene il 50% delle ricchezze. In più, nulla può crescere sempre senza uccidere il suo ospite. Quindi la nostra economia ha in sé il germe della sua autodistruzione. Io spero che i giovani, anche che sono qui, che studiano economia, possano venire fuori con una nuova teoria economica, sistema economico che ci possa salvare. Poi c'è il dogma dello spreco. Oggi noi sprechiamo il 65% dell'energia prodotta, il 30% dell'acqua, il 35% del cibo. E soprattutto sprechiamo tempo, stiamo sprecando il tempo e tutte queste risorse, cibo, acqua, tempo, ne abbiamo poco. Non possiamo aspettare e lo stiamo sprecando. E poi il dogma che lo sviluppo richiede il petrolio. Questo era un dogma degli anni 60, 70, dell'era del petrolio, ma oggi questo non è più vero. La green economy oggi, dal punto di vista economico, è competitiva con l'economia fossile. Si può passare, l'era del petrolio è finita, dobbiamo passare alla prossima generazione di un'era che possiamo chiamare l'era del sole, perché il sole alla fine ci dà tutta l'energia in varie forme di cui abbiamo bisogno. E il quarto dogma è quello che i cambiamenti climatici siano un problema di qualcun altro. Ma in realtà questo non è vero, perché quello, in un mondo globalizzato, quello che succede in Australia si ripercuote dappertutto. Lo abbiamo visto con la pandemia. Specialmente per noi i cambiamenti climatici sono un nostro problema.
Io personalmente, anche se sappiamo qual è la soluzione, il mondo sta andando in quella direzione. Dobbiamo essere un po' ottimisti. Non sono ottimista riguardo a queste negoziazioni internazionali. Secondo me i governi non riusciranno mai a raggiungere degli accordi internazionali. Per 30 anni ci hanno provato e non ci sono riusciti. Neanche l'accordo di Parigi è un accordo legalmente vincolante. Secondo me la spinta può e deve venire dal basso, da noi, dalla società civile, soprattutto dai giovani. Non solo dai giovani, da tutti, perché però i giovani sono quelli che erediteranno questo secolo, che erediteranno questo pianeta. E quindi hanno diritto ad avere un secolo ed un pianeta migliore. Ed è importante che in questo siamo tutti protagonisti. Tutti qui possiamo essere gli eroi coraggiosi dei fumetti che leggevamo quando eravamo ragazzini. Quindi questo è il mio messaggio fondamentale. Però volevo chiudere con un aneddoto. Quello che vedete qui è il razzo che dovrebbe portarci su Marte. Va bene? Il razzo di Elon Musk. Elon Musk è un grande visionario, io ho un grandissimo rispetto. Sta facendo delle cose veramente avveniristiche. Però una volta ho sentito una intervista in cui gli hanno chiesto: ma perché dobbiamo andare su Marte? Bella domanda. E lui ha detto varie cose, esplorazione, eccetera, ma ha detto anche: dobbiamo andare su Marte perché se un giorno la Terra diventerà invivibile, allora avremo bisogno di un posto dove andare. E questo mi ha lasciato molto perplesso. Noi stiamo andando nella china di quell'invivibilità e dobbiamo avere veramente il coraggio di fermarla, ma per fermarla noi dobbiamo frantumare l'ultimo dogma. Il dogma è che la società umana non sia parte di questo pianeta. Noi pensiamo di esserne fuori, di poterlo sfruttare in tutti i modi possibili, ma questo non è vero, siamo parte di quella pulsazione e quindi dobbiamo convivere in sintonia con il pianeta. Quindi la mia risposta a Elon Musk, se io fossi stato lì, sarebbe stata: sì, sarà anche vero, ma questo è il pianeta più bello che abbiamo, il più complesso, il più sorprendente, ed io non ho nessuna intenzione di doverlo abbandonare. E spero che voi siate d'accordo con me. Grazie mille.